bentornati sul nostro canale. Oggi prepariamo le ricette che tutti voi ci avete chiesto, i dolci senza zucchero. Quante volte vi è capitato di desiderare un dolce ma di fermarvi davanti ai sensi di colpa? Beh, a me tante volte, ma dopo il video di oggi non capiterà più. Io sono Diana e oggi prepareremo ben 3 dolci senza zucchero bianco raffinato. Per dolcificare utilizzeremo semplicemente delle mele e della marmellata senza aggiunta di alcun tipo di zucchero. Ovviamente questa non dovreste avere difficoltà a trovarla nei supermercati. Ma prima di cominciare voglio assolutamente parlarvi di una sorpresa, di un regalo che ho preparato per tutti voi, cioè ho racchiuso in una guida che potete scaricare gratuitamente le 3 migliori e uniche abitudini che dovete implementare nella vostra vita per fare il passaggio dal caos totale ad un'alimentazione sana. Questa guida la rendiamo disponibile soltanto un paio di volte all'anno, quindi è limitata, quindi andate subito a scaricarla. Vi lasciamo il link qui sotto nella descrizione ma anche nei commenti. Ci mettete veramente un minuto a scaricarla ed è gratuita ed è un regalo che vi facciamo da parte nostra. Speriamo vi sia utile. Come sempre i dolci di oggi sono tutti senza glutine e senza latticini e se siete nuovi qui sul canale lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi. In questo modo ci fate sapere che ciò che facciamo vi piace e vi è utile e ci aiutate tantissimo a crescere questo canale e a diffondere ciò che facciamo con più persone. Il primo dolce che prepariamo è un golosissimo brownie e attenzione, oltre ad essere senza zucchero è anche senza alcun tipo di farina. La prima cosa da fare è cuocere 500 g di patate dolci. Io le ho pesate senza la buccia e infine le ho fatte bollire per una ventina di minuti. Se non potete usare le patate dolci potete sostituirle con le carote oppure con la zucca, seguendo lo stesso procedimento. Quindi le ho frullate in modo da ottenere una purea, dopodiché le ho messe in una ciotola più grande. Ho aggiunto anche 90 g di burro di mandorle. Sappiate che questo brownie viene benissimo anche con il burro d'arachidi oppure di nocciole. 20 g di cacao amaro, un cucchiaino raso di lievito in polvere per dolci e ho mescolato il tutto. A questo punto ho aggiunto anche 2 uova. E ho mescolato fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine ho preso anche 20 g di cioccolato fondente al 100% e l'ho tagliato a pezzetti, ma se volete ometterlo non è un problema. A questo punto ho preso un foglio di carta da forno, l'ho bagnato e strizzato e l'ho utilizzato per ricoprire uno stampo quadrato da 24 x 24 cm. Ho versato l'impasto all'interno e l'ho livellato con un cucchiaio. A questo punto ho decorato la superficie con del burro di mandorle ed ho infornato nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 25 minuti. Una volta cotto, l'ho fatto raffreddare completamente prima di tagliarlo e vi consiglio di fare la stessa cosa. La leggera dolcezza delle patate dolci rende questo brownie delicato ottimo per la colazione oppure come spuntino. Provatelo!
Il secondo dolce che prepariamo è in assoluto il mio preferito. Soltanto il profumo che emana durante la cottura mi ricorda tantissimo della crostata alle mele della nonna. Per prima cosa prendiamo 3 mele, le sbucciamo e le grattugiamo sui fori più larghi della grattugia. Dopo averle grattugiate, le strizziamo bene e le mettiamo in una ciotola. Aromatizziamo le mele con un cucchiaino di cannella, la buccia grattugiata di un limone piccolo, mescoliamo e le mettiamo da parte. Separatamente uniamo 250 g di farina di grano saraceno. Al posto della farina di grano saraceno potete usare anche quella di quinoa oppure di amaranto. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Dopodiché uniamo un uovo, 80 g di burro vegetale fatto in casa. Se non avete il burro vegetale pronto, potete utilizzare anche dello yogurt di soia. E mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche 60 g di latte di soia e impastiamo a mano fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Facciamo riposare il panetto nel frigo per circa 15-20 minuti. Dopodiché lo posizioniamo sulla carta da forno leggermente infarinata e lo dividiamo a metà. Stendiamo la prima metà ad uno spessore di 4-5 mm, dopodiché lo posizioniamo in uno stampo per crostate da 26 cm di diametro. Distribuiamo all'interno anche le nostre mele. Ora mettiamo da parte e stendiamo anche la seconda metà dell'impasto. Una volta steso, arrotoliamo delicatamente l'impasto sul matterello e ricopriamo la nostra schiacciatina. A questo punto sigilliamo bene i bordi e tagliamo via l'impasto in eccesso. Possiamo anche aiutarci con la carta da forno per chiudere i bordi oppure con i rebbi di una forchetta. Ora possiamo spennellare leggermente con del latte di soia o di mandorle e inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Una volta cotta, per evitare di usare lo zucchero a velo, io l'ho decorata con delle fettine di mele e poca granella di mandorle, ma è totalmente facoltativo. Ed ecco qui pronta la nostra schiacciatina di mele. Il terzo dolce che prepariamo è un profumatissimo crumble dolcificato soltanto con della marmellata senza zucchero e ha quasi il sapore della granola, quindi perché no, è anche perfetto da sbriciolare in una tazza di latte di mandorle caldo. In una ciotola ho unito 150 g di granella di mandorle, 90 g di farina di grano saraceno, 150 g di fiocchi di grano saraceno, un pizzico di sale e ho mescolato il tutto. Poi ho aggiunto 80 g di burro di mandorle, 120 g di latte di soia, 50 g di olio di semi di girasole e ho mescolato nuovamente.
Ho bagnato e strizzato un foglio di carta da forno e l'ho utilizzato per ricoprire uno stampo quadrato da 24 x 24 cm. A questo punto ho distribuito poco più della metà del composto nello stampo, il necessario per ottenere una base spessa quasi un centimetro. Poi ho aggiunto 3 cucchiai di marmellata di prugne senza zucchero, l'ho distribuita con un cucchiaio. Qui potete utilizzare la marmellata che preferite. E infine ho sbriciolato sopra il resto dell'impasto. Ho infornato a 180 gradi per circa 25 minuti. Una volta cotto, l'ho fatto raffreddare completamente prima di tagliarlo e vi consiglio di fare la stessa cosa. Come sempre mi auguro che questi dolci vi siano piaciuti e anzi, se volete arricchire il vostro ricettario con ulteriori dolci senza zucchero, potete dare un'occhiata sul nostro canale perché abbiamo un video tutto dedicato ai dolci senza zucchero, oppure cliccare qui sotto. E anzi, fateci sapere cosa ne pensate di una rubrica mensile dedicata ai dolci senza zuccheri raffinati. Scriveteci qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, ricordatevi di scaricare la guida che abbiamo preparato per voi, trovate il link qui sotto. Iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video.